e si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Posti. Freedom's calling from the alcohol and saying nothing's wrong to come back home. The truth it's telling, but the toll it's taking. Yeah, my hands are shaking with my soul. Sognare si può, buongiorno, siamo arrivati, buongiorno! Buongiorno, buongiorno, grande piacere di essere qui. Felice di presentarvi Gianvito Traquilio. L'unica che dice il mio cognome bene. E ma hai avuto modo di impararlo, nel tempo. Ci sono voluti anni. Ci sono voluti anni, è vero, però ho imparato. Sei partita anche tu dal tre quaglie, ma finalmente sei arrivata al Traquilio. Bravo, sì, bravo, è vero, verissimo. Intanto iniziamo subito con un paio di saluti. Voglio fare un saluto grande a Laura, che è già qui, che ci segue, la mia Dean, spero che tu stia bene, benissimo. E un buongiorno a Gabriella Rotiroti dell'Angolo del Confronto, che sarebbe un gruppo di artisti dedicato all'arte in tutte le sue forme. La comunicazione è bella anche per questo, è no? Totalmente trasversale. Assolutamente sì. A proposito di questo, noi abbiamo qui un esperto. Un esperto di cosa? Di comunicazione. È vero o no che sei un esperto di comunicazione? Diciamo che... Lo so che è vero, lasciamelo dire. Io ti ringrazio. Vorrei mica contraddirmi in diretta. No, non ti posso contraddire in diretta, ma è la verità. Ecco. Me ne sono accorto tardi, ma meglio tardi che mai.
Meglio tardi che mai. E che dobbiamo fare? Dobbiamo fare solamente tesoro delle esperienze. Esatto, esatto. Come ci sei arrivato fino qua? E come ci sono brevemente, arrivato? Tranquillo. Brevemente, partendo da ora a 30 secondi. No, allora, tutto parte naturalmente da un momento in cui la tua vita cambia. O sei tu a volerla cambiare, oppure il destino ti porta a fare delle scelte. E nel 2014 perdo il lavoro dopo aver lavorato per 15 anni in agenzia di comunicazione, in agenzia di pubblicità ed altri 10 dove abbiamo collaborato insieme nel Ebbene gruppo sì. Prodea Eventi. Che salutiamo. Che salutiamo con grande affetto. Sì. E dopodiché in questa fase di transizione ho unito i puntini della mia vita e ho capito che avrei dovuto lavorare più specificatamente nell'ambito della comunicazione attiva, quella che serve comunicare bene per vivere meglio. Bravissimo! Comunicare bene per vivere, perché noi abbiamo bisogno di parole buone che inneschino ormoni buoni. Se usiamo parole cattive, inneschiamo ormoni cattivi. Esatto, gentilezza, abbiamo bisogno di gentilezza. A proposito di questo, volevo fare anche un saluto a due soggetti, una persona, e per me, io dico persone perché io persona. Gli animali per me, li considero tali, però, però salutiamo, chi hai portato con te? Io con me ho portato la mia compagna di vita, Africa De Mattia. Ciao Africa, felice di rivederti. Con questo bellissimo nome che ogni volta che la presento dico la mia Africa, ecco. che è un po' tornare indietro a quel film di Meryl Streep dove si vedeva un panorama, ma lei è così, lei è proprio è un paesaggio africano, ricco di colori, sorrisi, simpatia, allegria, amore e tanto tanto. Sorriso, c'è un sorriso meraviglioso. C'è un sorriso, guarda, incredibile. Come diceva Totò, signori, lei con quegli occhi mi spoglia, è uno spogliatoio. Sì, è vero. E poi la nostra mascotte, che qui non si vede, ma è Cornelius, il nostro bassotto. Il bassotto poliziotto che in questo momento è accucciato al fresco, spaparanzato con la pancia su marmo. Ebbene sì, non posso farvelo vedere, ma dopo postiamo le foto. Ma io potrei fare, se non sbaglio, se dovessi fare così. Ah no, non posso. No, comando io. Comanda lei, quindi niente. E la nostra telecamera è fissa lì, non si può spostare, vedi? Tac. Ho tutti gli spettatori. Con tanto disco, perché nessuno me la deve toccare. Sai che sono terribile, no? No. Sono terribili i tuoi ospiti che mettono le mani dove non devono. Mannaggia. No, non diciamo che cosa. Non lo diciamo, dai. No, non lo diciamo. Va bene. No, dai. Sorridiamo perché sono davvero contenta di avervi qua. Anche io. E dopo, a maggior ragione, dopo un momento, come dire, complesso che abbiamo attraversato un po' tutti quanti, no? Ci siamo. È un momento che non è ancora, lo stiamo ancora attraversando, con delle consapevolezze diverse, con dei modi di fare diversi, con degli atteggiamenti diversi, che speriamo non cambino, perché questa è stata una grande opportunità di cambiamenti. Sì. Si è sentito dopo il primo blocco di lockdown, quando si è tornati un po' alla normalità, si è sentito in rete un po' di persone che si lamentavano del fatto che molti avevano iniziato un cambiamento e poi molti invece sono tornati indietro come atteggiamento a quello che era l'atteggiamento prima del Covid. Però dobbiamo pensare in positivo, sicuramente ci sono tante persone che sì, sono cambiate in maniera positiva. Esatto, è vero che non tutti cambiano nella stessa maniera, non andiamo tutti nella stessa direzione, ma abbiamo percorsi diversi, no? Come noi, per esempio, e uno comincia da una parte, va da un'altra, poi si rincontra incredibilmente. E con piacere. E con grande piacere, certo. Però, che per sì. esempio, tutti coloro che hanno messo a disposizione questo tempo per quando prima si lamentavano, non ho il tempo per fare le cose. Ecco, e dopo ce n'avevamo troppo. Già un cambio di premessa è stato, ora ce l'hai il tempo. Esatto. Cosa vuoi fare? La maggior parte delle persone, oltre ad aver ritrovato il benessere nel fare cose semplici che magari si era dimenticato, parlo il semplice pane fatto in casa, c'è stato un periodo dove il lievito Hai di fatto birra caso, esatto. non si trovava più nei supermercati. C'era in nessun posto. Era sparito. Esatto. Tutti a fare il pane Tutti in casa. Facevano dolci e facevano
torte, facevano pizze, facevano pane. Di tutto e di più. L'unica che non faceva ero io, perché non sono mai stata, anche se pur avendo fatto un corso da chef, non ho fatto questo in questi mesi. Mi sono coccolata. Ma io devo dire che ho coccolato la mia compagna con delle cenette molto, molto, molto prelibate, molto gustose, alla ricerca di gusti, perché una donna va conquistata soprattutto anche in cucina. Come dico sempre io, chi cucina narra una storia e chi mangia sazia una fame. Che poi sia una fame di testa, sia una fame sentimentale, sia una fame di amore. Comunque chi cucina ci mette sempre una passione per l'altro. Vero, verissimo. A proposito di cucina, voglio salutare tutte quelle persone che hanno fatto quel cammino insieme con me un paio d'anni fa, ed è stato anche quello molto bello. È vero, la scoperta dei sapori e dei colori. Perché poi anche l'occhio vuole la sua parte, no? Quando vedi questi piatti meravigliosi. Io gongolavo più nell'impiattare ancora un po' che nel cucinare. Mi piaceva tanto. I sensi hanno bisogno di essere riattivati. Esatto. Molti di noi questi sensi in questo periodo li hanno riattivati. Esatto. E oltre a questo, che cosa hai combinato in questo periodo? Perché hai creato delle cose? Perché ho creato delle cose. Allora, innanzitutto, in un periodo quando succede una cosa come è successa in questo momento a livello planetario, perché questo è un problema a livello planetario. Esatto. E sicuramente sono nate delle nuove idee. Tu sai benissimo che io lavoro nell'ambito degli eventi, sono formalmente un intrattenitore, quindi mi occupo di eventi aziendali. Sì, no? Esatto, facciamo così, esatto. Ricordiamo un attimo i nostri ascoltatori, okay. Quelli che sono i tuoi ruoli, allora, le tue attività che sono comunque molteplici. Inizio come entertainer, lavoro sugli eventi aziendali, lavoro come intrattenitore, come mentalista ed esperto in micromagia, ho scritto degli spettacoli da palcoscenico per determinate aziende. Ultimo contratto che ho avuto nell'ambito della finanza comportamentale, uno spettacolo, anzi un formacolo, trasformazione e spettacolo, dove queste due competenze agiscono insieme sul palco per parlare di tutti quelli che sono i bias cognitivi nell'ambito della finanza comportamentale, nell'ambito delle scelte dell'educazione finanziaria. E nel 2018, da questi puntini della comunicazione che si uniscono, esatto, mi sono arrivate le prime richieste di persone che mi hanno visto sul palco e mi hanno detto: ma lei per caso fa anche corsi per parlare in pubblico? Io effettivamente è stato sempre il mio desiderio, non ho mai avuto l'occasione né il tempo per curare questa cosa e ho iniziato, sono partito. Il 2020 sarebbe dovuto essere l'anno della rivelazione, con due contratti con aziende importanti che però, vai a vedere, sono saltati. Però non ho assolutamente ritirato i remi in barca, anzi ho rimodellato tutto il corso per parlare in pubblico chiamandolo il Virtual Public Speaking and Social. Oggi parlare in pubblico, quando tu vendi un corso per parlare in pubblico, le persone pensano che devi solamente fare un corso per imparare a parlare sul palcoscenico, ma oggi il palcoscenico è tutto. È la vita. È sì. La vita, è la vita personale prima di tutto e professionale dopo. Dobbiamo imparare a comunicare bene per vivere meglio, dobbiamo usare parole gentili. Come dice uno dei miei mentori, Paolo Borsacchiello, dobbiamo iniziare a eliminare le parole tossiche dal nostro vocabolario. Verissimo. Le parole basse, oscure e contratte, sostituirle con quelle alte, luminose e fluide. E poi la cosa più importante è imparare a mettere le parole giuste nel giusto ordine, perché se mettiamo le parole giuste nell'ordine sbagliato, l'effetto purtroppo è contrario. Se tu dici fischi ma gli altri capiscono fiaschi, siamo rovinati. E questo purtroppo è quello che è successo poi in questo periodo a livello di comunicazione istituzionale. Ci sono state molte cose che hanno creato delle incomprensioni, che però poi vanno a creare degli stati d'animo. Esatto, e gli stati d'animo, esatto, a livello sociale hanno poi un impatto assolutamente anche importante, perché noi siamo in tanti, abbiamo tanti caratteri diversi e spesso magari certe comunicazioni amplificano le nostre fragilità, per esempio. Assolutamente. E quindi sì, bisogna fare molta attenzione. Poi bisogna fare attenzione, perché quando tu usi parole, se ti ricordi il primo spot che è uscito, Milano non si ferma,
ok? Non so se te lo ricordi. Me lo ricordo, sì, sì. Però innanzitutto quando noi usiamo una negazione all'interno di una frase, la negazione conferma il contrario di quello che tu vuoi dire. Perché quando tu leggi non si ferma, la prima cosa che ti rimane impressa nella mente è ferma. Non ha paura, la prima parola che ti rimane in mente è paura. Se poi tu non ho paura, me la spari su un monitor grande, così... Aiuta, forse non era esattamente quello che volevo dire. Se invece tu avessi detto andiamo avanti, pronti per ripartire, cioè vai a creare quelli che nella linguistica, nelle neuroscienze viene chiamato il future effect, cioè utilizzare le parole che creano ricordi del futuro positivi. Assolutamente. Allora ecco che cambia anche il nostro modo di vedere e il nostro modo di... interagire nello spazio e nella problematica che stiamo vivendo, perché possiamo viverla in maniera positiva. Esatto, quantomeno insomma non essere proprio terrorizzati, no? È stato un momento che non sapevamo più che cosa dovevamo fare. Ma guarda, al di là del reale pericolo e dell'attenzione che io non voglio mai poi sminuire, no? Il rispetto per le persone, per le regole, quello mi sta bene. Assolutamente. Però poi da un certo punto in poi si innesca quel meccanismo legato alla paura, da cui poi scaturiscono tutta una serie di comportamenti negativi, no? Il giudizio, quello che ti guardava dal balcone, sei uscito 4 volte col cane, cioè voglio dire, no? E la fragilità magari di alcune persone che ovviamente poi fanno fatica ad uscirne. Guarda, io durante il Covid ho aiutato diverse persone a titolo gratuito come consulenze di comunicazione, per esempio la Protezione Civile, i giovani che devono portare le cibarie per le persone anziane. Le persone anziane, per antonomasia, si sa, quando sono anziane sono da sole, hanno il senso di colpa di sentirsi, di essere un peso per la comunità, quindi si sentono in colpa nei riguardi, attaccano bottone, ti tengono ferme, hanno bisogno ti di vogliono parlare, dare la mancia, ti vogliono portare all'interno della loro abitazione, cosa che non si può, e allora mi hanno chiesto un aiuto su quali erano le parole giuste da utilizzare per comunicare in maniera positiva con loro. Questa per esempio è stata una delle consulenze che ho fatto, ed il risultato è stato positivo, perché tutti coloro che hanno poi utilizzato questo decalogo, sul quale ho fatto anche un video, poi hanno visto migliorare anche le loro prestazioni. Certo. durante la consegna. Quindi parole, un saluto a Luca Volpe, collega mentalista, e Luca Regina, altro collega artista, due personaggi artisti che invece hanno continuato a lavorare anche durante il coronavirus in maniera trasversale, quindi faccio a loro i complimenti, perché essendo dei maghi hanno cambiato le premesse. Bravo. E quindi un salutone anche grosso grosso da parte mia, naturalmente. Grazie. Né? Assolutamente. Certo che sì. Dicevamo che ci stavi raccontando il metodo, no? Che ci sono dei modi per comunicare che sono corretti più o meno rispetto ad altri, pur partendo magari dalle premesse buone che ci hai dato all'inizio. Guarda, no? Le premesse sono molto semplici, come hai detto te, è solamente un fatto di educazione. Allora, partiamo dal presupposto basico. Ti faccio un esempio che a me è rimasto molto impresso. Innanzitutto, quando vuoi emozionare, si dice che bisogna raccontare storie personali, perché le storie personali ti permettono di far entrare il tuo interlocutore in empatia con te, perché quella sensazione, quell'emozione probabilmente l'ha vissuta anche lui. E io ti faccio l'esempio. Nella prima fase di coronavirus c'è stato un momento, non so se ti ricordi, dove le città erano silenziose. Mamma mia. C'era un silenzio che era paradossale, no? Sì, sì. Non eravamo abituati a questo silenzio. Mi ha svegliato il silenzio la prima mattina. Allora, come cambia la percezione della realtà in uno stato di silenzio? C'è stato un giorno, mi ricordo, che a un certo punto la mia compagna sente una sirena dell'autoambulanza, che è già un suono molto assordante, e la prima parola che ha detto: oddio, Vito, arriva un'autoambulanza, c'è un'altra persona che si è ferita, malata, c'è cioè un morto. Certo. Quindi si è innescato uno stato di paura. E io le ho risposto: ma guarda,
È cambiata solamente la percezione, perché le autoambulanze ci sono sempre state, solamente che ora in questo silenzio le senti a distanza chilometrica, cioè da 10 chilometri iniziavi a sentire già l'autoambulanza, e prima che questa autoambulanza facesse 10 chilometri per arrivare a te, intanto tu stavi vivendo questa emozione. Quindi come Assolutamente. cambia la percezione della realtà? Certo. Ma se tu conosci queste cose, se tu hai una cognizione di causa di quello che sta accadendo intorno a te, puoi dare una percezione della realtà diversa. Quindi lei ha avuto una sua percezione della realtà e io avevo un'altra percezione della realtà. Quindi a seconda della percezione che tu decidi di vivere, si innesca lo stato d'animo che tu poi vuoi vivere in quel Esatto, frangente. è vero, è vero, è vero. E comunque dobbiamo anche noi aiutarci, no? Cioè, nel senso, Assolutamente. dobbiamo noi anche un pochino darci delle piccole regole per non farsi un po' travolgere da tutto quello che ci gira intorno, Basterebbe perché rimanere in ascolto, che è una cosa sembra facile, che è una delle ma basi, facile non è è. una delle basi della comunicazione. Noi siamo abituati oramai da questo oggetto, come dice Zygi Bauman, che è un filosofo, diceva sempre che a seconda di come utilizzi gli strumenti possono essere utili o possono uccidere. Il martello può essere utile per martellare un chiodo o poi ammazzare una persona. Esatto, ci Il sono telefonino. diverse, Noi esatto. purtroppo abbiamo questo strumento che oggi ci permette di essere connessi 24, H24 con tutto il mondo, ma è anche vero che è una fonte di distrazione. Quante volte parliamo davanti a una persona e dopo 8 secondi vediamo che questa persona tocca il telefono oppure scrive un messaggio e poi ti dice pure, a meno che non sia una donna, ti sto ascoltando, posso capirlo da una donna che è multitasking, ma da un uomo che generalmente il cervello Non ce del... la può fare. Eh no, eh no, cioè, se tu pensi al cervello dell'uomo e lo immagini come, ce l'hai presente quei mobili a cassettoni con tanti cassetti, quelli delle farmacie, ecco, quello è il cervello dell'uomo. E però ogni cassetto si apre una volta, uno alla volta. Questo lo dice un mio collega Enzo Passaro, che si definisce acceleratore di competenze in un suo bellissimo spettacolo sulle neuroscienze e sul linguaggio delle donne. Il cervello degli uomini è così. Quindi questo mobile a cassettoni, un cassetto alla volta. Se tu pensi al cervello delle donne, invece pensi a un gomitolo di lana multicolorato, no? Quindi questi multicolori che si intersecano tra di loro e che mutano continuamente, e questa capacità di essere veramente multitasking. E un mondo colorato in loro, un mondo fatto di fantasia. Loro, Sì. voi donne, prendete le decisioni da tutto quello che è la parte creativa del vostro cervello. Ebbene sì, Se no, vero. peraltro, le più belle invenzioni che sono state fatte nel mondo sono state fatte dalle donne che hanno fatto delle loro invenzioni una risposta a una necessità a livello sociale. La donna che ha inventato il riscaldamento per i piedi nelle macchine, la donna che ha inventato il tergicristallo, la donna che ha inventato la lavatrice, la donna che ha inventato il mocio Vileda, l'ha inventato una donna. Tutte cose che magari ci passano, però fanno parte del nostro vivere quotidiano. Esatto, ma perché bisogna anche essere sul Essere. pezzo. Allora, c'hai un problema, Perché le risolviamolo. donne sanno ascoltare. Sì, anche se sembra di no, No, alle ascoltano, volte. ascoltano, ascoltano. Ascoltate come. No, e quindi ti stavo dicendo, perché io poi mi interrompo perché non vorrei essere troppo prolisso. In questo periodo di transizione ho rimodellato quindi questo corso per parlare in pubblico, che Sì. spero di iniziare a vendere a livello di funnel marketing dal 15 settembre in poi. Sto ancora aggiustando alcuni pezzi, e però è stato molto gratificante, molto affascinante, perché ho utilizzato il periodo prima di tutto per raccogliere informazioni. Cioè, ho utilizzato tutte le informazioni che mi arrivavano a livello mass mediatico, dalla televisione, dalle radio, dai giornali, e l'ho utilizzato come materiale di aula per far capire cosa non va, cosa non è andato e come dovrebbe essere la comunicazione per far sì che ognuno di noi possa fare delle scelte consapevoli anche nei momenti di incertezza, perché questo che abbiamo vissuto è stato un periodo di incertezza. Esatto, Ma se è. noi conosciamo determinate regole, sappiamo gestire anche i nostri stati d'animo
in questo stato di incertezza, e questo serve della comunicazione. E poi l'altra cosa che mi ha molto affascinato, anche io ho iniziato a fare interviste via Zoom, in diretta, ed è stato molto interessante perché scopri persone interessantissime, scopri persone che veramente nel loro piccolo hanno cambiato il mondo. Non è che c'è bisogno di essere Zuckerberg oppure l'inventore della Tesla, ci sono molte persone. Ho intervistato ultimamente, per esempio, Simone Terreni, che è il proprietario di due aziende, la VoIP Voice e la Inside Factory, e lui per esempio è da 5 anni che fa già smart working. Sai che si sta parlando adesso molto di smart working, se ne parla parecchio, esatto. Però se ne parla senza cognizione di causa, perché lui dice: noi per attivare lo smart working 5 anni fa abbiamo fatto un programma di studio di 3 anni, e quello che è stato fatto ultimamente in questo periodo è stata un'attività di smart working emergenziale. Sono mancati dei parametri, quindi molta gente pensa che c'è uno sfruttamento dietro. Dipende da come lo si utilizza, sempre pensando sempre, a hai ragione, sempre il modo. Perché lui come imprenditore dice: sì, io nel momento che decido di aprire un'attività in smart working da un mio collaboratore, quella diventa una mia seconda sede. Quindi il mio collaboratore deve avere lo strumento adatto, la connessione adatta, le cuffie adatte, la seduta adatta, il bonus smart working, deve avere tutta una serie di cose che fanno parte di quel rapporto fiduciario che si va a costruire con il collaboratore, che si troverà quindi a dover raggiungere degli obiettivi, ma farlo condivisi con il proprietario dell'azienda su obiettivi comuni. Però che cosa guadagni? Quello che ci manca, il tempo. E il questa tempo. È la... Esatto, questo sarebbe un argomento da approfondire, perché in effetti noi ci siamo trovati necessariamente a lavorare da casa con, hai ragione, strumenti inadeguati, senza anche le competenze necessarie per lavorare da casa e oltre gli strumenti, quindi è qualcosa da approfondire tanto. Se tu andrai a vedere l'intervista che ho fatto a lui, ti rendi veramente conto, ecco, quello che è mancato secondo me ai tavoli istituzionali è parlare su determinati argomenti con persone che questi argomenti, con imprenditori che questi argomenti li avevano già in casa loro, per capire come i meccanismi, certo. Così come tante altre problematiche collegate per esempio ora a tutta questa serie di normative che chiudono una serie di settori, ma dall'altra parte paradossalmente lasciano aperti tanti altri, e ti fai delle domande. Parlo esatto. Degli ambiti degli eventi. Cioè, sì, a sì, caso. Sì. Sì. A caso proprio. Esatto. Voglio salutare al volo Roberto. Ciao Roberto. Che ci manda un saluto, e tutte le altre persone che ci stanno comunque ascoltando, che sono tantissime, e che io saluto veramente con tanto affetto, perché mi fa molto molto piacere. Ti supportano. Sì, sì. Sono stati molto importanti per me nel momento in cui ero chiusa a casa, e è stato bello poi riscoprire che è stato uno scambio reciproco, una compagnia reciproca, una crescita molto importante, perché come giustamente dicevi tu, il bello di parlare con le persone, di intervistarle, è che tu hai sempre modo di imparare qualcosa di nuovo. Si impara sempre qualcosa, perché dietro ogni persona c'è un'esperienza, c'è un'anima, c'è una storia, però devi rimanere in ascolto. E certo, devi ascoltarle necessariamente. Sì, sì, no. Sì, sì, sì. Ecco, per esempio, vedi, anche questa cadenza che ho avuto ora. L'altro giorno abbiamo visto un video di un collega che seguiamo. Per esempio, molto spesso, come vedi, io ora ho utilizzato l'intercalare sì, 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 e ho utilizzato un solo no, ma verso la fine. Quante volte noi ci poniamo delle domande, ti disturba se faccio questa cosa? No, figurati, non è un disturbo. Quel no è già un'accezione è negativa, già un no? Sì. È già un disturbo, che stai segnalando in un no, stai mettendo un palo, no? Sì, non ti preoccupare, mi fa solo piacere. È proprio un modo di comunicare diverso, utilizzando parole che a livello cognitivo e a livello neuroscientifico è provato, creano dei cambiamenti nel nostro modo di agire. Ed è fantastico. Senti, io abbiamo... Sono sopra. 3 minuti ancora. Vai. E allora io volevo chiederti... C'è già volata. Sì, sono le 15:31, è il tempo vola, ma io quando sto bene non riesco, vorrei che andasse...
che siano stati bene anche i nostri amici. Un po' più piano il tempo, speriamo, speriamo. E poi sai che c'è? Che le persone si avranno poi piacere, visto che tu stai creando dei progetti, sì. Potranno chiamarti, potranno magari scriverti. Sì. E dove ti scrivono? Allora, innanzitutto il blog dedicato al public speaking, al parlare in pubblico, è il blog Infotainer, che è Info. T-A-I-N-E-R, Tainer, Infotainer. Infotainer è una figura professionale che esiste in tutta Europa, che è colui che semplifica messaggi complessi e, utilizzando la metafora magica, li mette in scena in chiave teatrale. Questa è una figura che esiste in tutto il mondo. In Italia per ora sono l'unico infotainer, anche se alcuni miei colleghi già lo sono, ma non lo sanno ancora. Non ne sono consapevoli. Non ne sono consapevoli, si vendono ancora come con altre parole, però sono già di per sé dei grandi infotainer, assolutamente sì. Dei grandi infotainer, però non hai dimenticato, no? Anche il gioco... È legato alla magia. Ma allora, noi in questa... Scusa se voglio tornare un attimo lì. No, perché... no, ma tu, non fai benissimo. Perché mi piace allora, questo fatto. Non bisogna mai rinegare tutto quello che ti ha consentito di essere quel che sei, quando ne hai preso consapevolezza, quando unisci quei puntini. Il gioco, io quando per esempio faccio i corsi per parlare in pubblico, ho un'arma in più, ho l'arma del gioco per veicolare un messaggio. E come sei meglio di me nel mentalismo, che cosa gioca? L'emozione. Quando tu leggi nella mente di una persona, quando tu fai sì che la persona possa accedere al pensiero che nulla è impossibile, quando fai capitare qualcosa nelle sue mani, quando accedi nel suo animo e quando per farlo utilizzi musiche, utilizzi video, utilizzi uno storytelling efficace, il gioco entra a far parte di quel modo di io ho uno strumento in più. C'è chi fa public speaking che magari ha l'esperienza del teatro e allora porta in scena l'esperienza del teatro. C'è chi fa public speaking come me con l'esperienza della magia, e io con la magia ci ho costruito 4 spettacoli, ci ho campato per tanti anni e continuo, certo, a campare. Quindi io la magia devo tutto, e la magia sarà sempre uno dei pilastri, una delle fondamenta, il pensiero laterale sarà sempre una delle fondamenta del mio corso per parlare in pubblico. Su questo voglio ancora chiederti in chiusura quali sono i tuoi progetti per questi, diciamo, giorni che arrivano, i più brevi. Allora, i più brevi. Cosa stai sognando? Allora, cosa desideri? No, stiamo sognando innanzitutto un viaggio, faremo una piccola vacanza che ci siamo blindati. Ciao Max Tripaldi. E quindi andrò in vacanza 9 giorni a Marsiglia dove ci godremo un po' di mare e un po' di cultura, bed and breakfast, tranquillo, e per poi tornare carichi e continuare i suoi progetti. A livello progettuale e lavorativo stanno iniziando delle connessioni e si spera, una parola che non voglio utilizzare, sicuramente accadrà che tra settembre e ottobre partiranno delle collaborazioni. Alcune sono già partite a livello gratuito, anzi, se posso permettermi. Certo che ti puoi permettere. Abbiamo attivato su Facebook un gruppo che si chiama Hashtag Un'ora per Ripartire, creato da un mio carissimo amico che è un formatore della negoziazione. Ha unito 14 competenze e a titolo totalmente gratuito potrai accedere a un'ora dove, a secondo dell'argomento che tu scegli, noi ti sosteniamo dei consigli pratici su come risolvere determinati problemi che possono essere legati al tuo esercizio, alla tua attività commerciale, alla tua paura di ricominciare, alla comunicazione, alla negoziazione e a tanto altro. Ecco, quindi di cose ce ne sono, ci stanno tanti progetti, sicuramente ora dobbiamo utilizzare le nostre competenze, tu le tue con la radio, per trasversalmente, ecco, guarda, concludiamo così: dobbiamo creare intersezioni trasversali multidisciplinari per far sì che tutto il mondo si muova in ottica di economia circolare. Noi dobbiamo creare un'economia circolare che inizia da una comunicazione sana. E quella che stiamo facendo io e te oggi. Assolutamente sì, sana, corretta, gentile, siete positiva. Siete d'accordo, Luca Regina, Luca Volpe, Max Tripaldi e tutti gli amici che ci state seguendo? Metteteci un mi piace, Gabriele, Laura, diteci anche la vostra in diretta. Assolutamente sì.
Bene, allora io direi che su questo possiamo salutarci. Con molto dispiacere, questa mezz'ora è passata velocemente, ma come diceva il filosofo, il tempo passa in fretta quando siamo insieme io e te, è triste aprire quella porta, ma tornerò se vuoi, ma tornerò se vuoi. Il filosofo era Julio Iglesias. E su questo Non era Julio veramente Iglesias? Ah salutiamo no, è vero, tutti. chi era? Chi era? Saluto. Dottor... Ah no, era? Chi era? Chi Chi? era? Alan Sorrenti, scusate, ho fatto confusione. E va bene, ciao a tutti, sognare si può. Un buon Grazie pomeriggio, Gianvito, buon pomeriggio, grazie alla prossima. a te. Grazie a te, Ivana. Con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Ivana Posti. We run away. So let us up when we're low. Just chase the waves. We'll make it up as we go. If you're heavy, I won't let it hold me down.
make our ways. Turn what we see to memories. Don't be afraid. Just break the chains off your feet. We can look down. Sognare si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può. E non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche